Il punto è duplice. Uno, le relazioni fra università stabilite, cioè università esistenti, e politica locale. E quindi al centro qui, storicamente, c'è la questione edilizia. Le università comunque si espandono, comunque tendono ad occupare spazi, anche questo è un problema di lunghissima durata, che non è localizzabile solo in età repubblicana. L'età repubblicana casomai sconta i progetti interrotti o non compiuti durante il fascismo, perché lì c'è una progettualità forte, alcune Padova, Roma, non sempre riescono a fare tutto quello che stavano facendo, e quindi casomai bisogna vedere cosa le università si portano dietro. La questione dell'ospedale di Pisa è una questione ormai quasi secolare, grosso modo, insomma la facoltà medica e l'ospedale non è molto meno che secolare. Però l'edilizia sono gli spazi, il problema del rapporto con gli studenti, il problema della committenza, delle consulenze tecnico-scientifiche, quanti docenti di diritto amministrativo nelle facoltà hanno collaborato con le amministrazioni locali, quali sono, voglio dire, sono le reti normali che si creano in una società che poi ha bisogno sempre maggiore di saperi strutturati e settoriali, solidi. L'altro discorso è quello che riguarda le città e le università nuove, perché lì cambia completamente, cioè la decisione politica di costituire in università, in città prive di Ateneo, una università, che fa parte, anche qui in un processo storico di lungo periodo, del continuo processo di rinegoziazione e di ridefinizione delle gerarchie urbane in Italia. Cioè, acquisire un'università vuol dire qualificarsi in un modo diverso, in un contesto nel quale, secondo me, comincia a diventare crescente la regionalizzazione del sistema e le competizioni dentro spazi che non sono più nazionali ma regionali. Questo si vede già prima, si vede già in età liberale e poi fascista, perché ci sono alcune regioni ad alta densità accademica, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, dove queste dinamiche sono già visibilissime, di competizione interna, fatto per risorse sempre storicamente scarse, quindi c'è anche da dire questo. Questo aumenta molto quando parte la politica di creazione di università che sono prima università libere, cosa resa possibile da un elemento di grande continuità istituzionale fra Italia liberale, fascismo e postfascismo, perché le università libere c'erano nell'Italia liberale, le mantiene il fascismo, non le statizza tutte Urbino, non la statizzano mai, così rimane un modello istituzionale applicabile alle università di nuova fondazione. Non è un problema. Questa è una questione che è una cosa che si può fare, sulla quale anche gli organi ministeriali possono provare a porre freni operativi, ma non possono obiettare che istituzionalmente una cosa del genere sia. La via è quella, si creano università libere che poi dopo 4 anni, cioè alla fine del primo ciclo di studi, gli studenti chiedono il riconoscimento del valore legale del titolo, che è il primo passo, parificazione, e poi statizzazione. Quando? Ma dopo la statizzazione arriva non sempre immediatamente. Ci sono pochi casi di progetti di università che falliscono, eh? Quasi tutti quelli avviati arrivano in tempi diversi alla statizzazione, cioè da università che nascono come università libere si arriva a università di Stato. Io ne ho trovato uno ad Assisi che fallisce, anche Assisi voleva fare l'università e non ci riescono, ma di solito le università che nascono seguendo questa trafila, cioè creazione di un consorzio, finanziamento locale, riconoscimento del titolo di studio dopo 4 anni e poi in tempi diversi statizzazione, arriva sempre a buon fine. E qui chiaramente la progettualità locale è decisiva, perché bisogna avere finanziamenti, bisogna avere strutture logistiche, spazi, posti, bisogna contare su un potenziale, come si dice oggi, bacino di utenza, cioè bisogna sapere che c'è un certo numero di studenti iscritti alle secondarie che può ragionevolmente decidere di proseguire gli studi lì. Quindi richiede un minimo di progettualità. E richiede naturalmente sostegni politici, reti di appoggi,
possibilità di contrattare con l'Accademia istituzionalizzata, perché bisogna creare comitati tecnico-scientifici per l'organizzazione, cioè bisogna poter contare su qualcuno che in qualche modo si fa carico del progetto di università. Quindi al solito con processi di negoziazione molto complessi, che in parte sono stati ricostruiti. Un primo quadro l'offriva la serie delle biografie delle università comprese nei 3 volumi della storia dell'università italiana, altra iniziativa CISUI di ormai una decina d'anni fa, direi, uscita una decina di fa, quindi rispetto a qualche università nuovissima, no, ma a quel punto tutte le università di nuova fondazione c'erano, e quindi si trovano delle schede biografiche, in alcuni casi fatte anche piuttosto bene, che danno il senso di quello che è successo. Altre università hanno fatto pubblicazioni nei loro giubilei, e quindi si comincia ad avere un quadro sfalsato. Trento ha lavorato bene, ci sono parecchi studi sull'università abruzzesi, c'è del buon materiale su Cassino, ci sono una serie di università nuove, Viterbo ha fatto il numero, cioè ormai si comincia ad avere un quadro ragionevolmente articolato di questa dimensione, che ha una serie di conseguenze forti di distribuzione del corpo studentesco, quindi di competizione anche fra centri accademici, di rapporti con la città, che in alcuni casi sono